Amici di Mister Salpacento, bentornati sul canale. Erano quasi 2 anni che non portavamo più, diciamo, dei video nuovi sul canale. In questi 2 anni sono successe tante cose. Nel frattempo la nostra collezione, per fortuna, si è allargata. Abbiamo cercato di rimpolpare la collezione con delle piattaforme di cui il canale era povero. In questa precisa sede oggi andremo a portare un revolver un po' particolare, perché riesce a camerare 3 calibri diversi. Facciamo un unboxing tabletop, e questa è la nostra arma, che vi arriva in questo modo, in questa scatola di cartone. E adesso andiamo a vedere qual è la dotazione che arriva l'arma. Allora, innanzitutto, come prima cosa e buona consuetudine, è quella di andare a vedere che l'arma sia scarica, come è. Andiamo a parcheggiare un attimino qui la nostra arma e andiamo a vedere quali sono le cose che vi arrivano nella scatola. Quindi abbiamo il lucchetto, che serve a poco e niente. Abbiamo le nostre chiavi, e vi faremo vedere a che cosa servono. Abbiamo il libretto di istruzioni e il copritamburo. Adesso andiamo a posare queste cose che non ci servono e andiamo a vedere più da vicino la nostra arma. Allora, innanzitutto, prima di parlare delle caratteristiche tecniche dell'arma, vi voglio appunto fare una piccola introduzione. L'arma viene ispirata alla Smith & Wesson dalla brasiliana Taurus, nella fattispecie la Taurus Judge. Taurus Judge, che entra in produzione nel 2006 e viene prodotta interamente con delle parti di acciaio, incluso il castello. A quell'epoca però ancora la Taurus Judge riusciva solamente a camerare 2 tipi di cartucce, quale il 45 Long Colt e il calibro 410 o calibro 36. Nel 2011 però la Smith & Wesson decide di dare una marcia in più a questo tipo di piattaforma e porta, diciamo, a livello innovativo 2 novità. La prima novità produce appunto un telaio in aluminium scandium, e la seconda è quella che, tramite l'uso delle lunette, nella fattispecie queste quarto di lunette e lunette intere, riesce a fare sparare all'arma il calibro 45 ACP. Ma adesso andiamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche tecniche e costruttive dell'arma. Dunque, andiamo a vedere più da vicino il nostro revolver. Come abbiamo detto precedentemente, il telaio del nostro revolver è in aluminium scandium, quindi determina una certa leggerezza rispetto appunto alla Taurus Judge. Il telaio è appunto un telaio Z, quindi le guancette appunto sono di misura K. Nello specifico queste qua sono state sostituite con quelle originali, e abbiamo in sostituzione appunto messo queste guancette con la parte inferiore
squadrata, infatti queste sono le cosiddette square butt di misura appunto K. Quelle originali sono diciamo più da porto, in quanto hanno la parte inferiore più arrotondata, ma siccome a noi non interessano appunto portare quest'arma, abbiamo deciso di appunto sostituirle con queste qua, che hanno un grip diciamo ancora più, c'è più carne, ecco. Poi quindi le parti invece fondamentali, quale canna, tamburo, cane e grilletto, sono in acciaio. Lunghezza canna, abbiamo una lunghezza di 2,75 pollici e con rigatura poco pronunciata. Abbiamo detto appunto che il grilletto, il tamburo e il cane sono appunto in acciaio. Cane, come potete vedere, zigrinato per facilitarne il caricamento in singolazione. E poi, come già precedentemente detto, abbiamo la possibilità di utilizzare queste moon clip che permettono la cameratura del 45 cp. Abbiamo anche il quarto di moon clip, abbiamo il 410 o calibro 36 e il 45 long colt, che appunto possono essere caricati in modo promiscuo. E tuttavia, quando appunto compriamo le munizioni, soprattutto nel calibro 410, bisogna fare attenzione a comprare quelle giuste. Infatti riesce solamente a camerare quelle di lunghezza non superiore ai 2,5 pollici. Passando alle mire, le mire sono diciamo abbastanza spartane per quanto riguarda quelle posteriori, quindi ottenute sul castello, mentre quello anteriore è appunto costituito da un inserto a coda di rondine, che può essere anche sostituito con mire aftermarket al trizio. E dopodiché dobbiamo appunto dire che abbiamo qui questa fessura. Abbiamo fatto vedere poco fa le chiavi. Inserendo la chiave in questa fessura si va a bloccare, a mettere in sicura l'arma, quindi che non è più capace di poter funzionare. Dopodiché abbiamo uno sgancio del tamburo e abbiamo la sua astina di espulsione dei bossoli, diciamo, che sono stati sparati. Sul lato destro abbiamo la nostra cartella, mentre sul lato anteriore abbiamo sulla canna diciamo la dicitura Smith & Wesson Governor e i tre calibri che riesce a camerare l'arma, quindi 45 cp, 45 long colt e 410. È un'arma ad azione mista, significa che possiamo sparare sia in doppia azione o sia con il cane armato in azione singola. A questo proposito dobbiamo dire che abbiamo tramite l'ausilio di una pesatrice digitale della Lyman pesato su 5 pesate, sia in doppia azione che in azione singola, abbiamo ottenuto rispettivamente 4,78 kg in azione doppia e 1,9 in azione singola. Che dire, credo che abbiamo detto tutto. Io vi invito alla seconda parte del video, che avverrà sicuramente al poligono con una prova a fuoco. Andremo a provare questi vari tipi di munizioni che abbiamo a disposizione, andremo a vedere come l'arma si comporta, la precisione e tutto il resto. Nel frattempo, appunto, spero che il video vi sia piaciuto.
come al solito sottoscrivete al canale, cliccate mi piace, condividete e vi auguro una buona giornata. Ciao!